Buongiorno, adesso faremo questa intervista al dottor Roberto Goisis, psichiatra, psicanalista e membro ordinario della SPI. Noi abbiamo mandato al dottore le nostre 8 domande e adesso direi di cominciare. Allora, la prima domanda. Credo di poter dire che ognuno di noi ha dei principi teorici e clinici che ritiene irrinunciabili, o almeno molto importanti. Quali sono i tuoi? È una domanda difficile a cui non mi piace anche tanto rispondere, sinceramente, perché il mio tentativo è sempre stato quello di fare a meno in maniera rigida di una teoria. E so che ingenuamente non avere una teoria in realtà è un'altra teoria, perché è la sintesi della non teoria. In realtà mi è piaciuto sempre avere un'idea di una stretta relazione fra la clinica e la teoria, un po' come il marxiano prassi e teoria prassi. E io nasco come freudiano, perché mi innamoro di psicopatologia della vita quotidiana, quella è la mia teoria di base, non tanto il Freud delle pulsioni quanto il Freud dei lapsus, delle dimenticanze della vita. E poi sono sempre stato molto curioso e quindi ho cercato di avere contatti con le varie teorie che mi capitava di avere di fronte, i vari autori. Non ho mai amato tanto Lacan, non conosco nulla di poco di Jung e ho preso contatto con un kleinismo troppo rigido per potermi piacere, e poi ho cominciato a scoprire invece soprattutto gli autori anglosassoni per una questione di lingua. Ma devo dire, cerco di fare sempre un riferimento alla clinica. Allora, se posso dire qual è la mia clinica, che poi si lega ai bisogni, è la clinica, ho già fatto il lapsus, ma voleva dire quello, la clinica che si lega alla teoria, la mia clinica è la clinica dei bisogni. E quindi di fatto poi è una teoria dei bisogni. Ed è, se c'è un modello a mio di riferimento ancora, è quello di un po' della psicopatologia dello sviluppo. Quindi questa idea che gli esseri umani cercano comunque di incontrarsi tra di loro, cercano un altro con cui incontrarsi. E che c'è una forza dentro di noi che comunque ci spinge verso una sorta di spinta evolutiva. Questa è un po' la teoria che ho in mente. Qualche anno fa poi ho incontrato un termine che mi ha piaciuto, che è psicoanalisi pratica, termine di Rennick, che mi sembra mette un po' insieme i due aspetti della teoria e della clinica, cioè una teoria non legata a assiomi rigidi da applicare in maniera assoluta e una clinica che tenga conto delle necessità del nostro interlocutore. Senti, e quindi, visto che posso un po' improvvisare, ad esempio, tutta l'operazione di Amaniti di portare Bowlby in Italia, tu cosa ne hai pensato? È una cosa ormai di 20 anni fa. Sì, beh, al tempo fui molto affascinato da tutta la teoria dell'attaccamento, non feci mai la formazione in senso di diventare uno standardizzato nel fare le interviste strutturali, perché era una fatica enorme, però fu forse uno dei primi recuperi di una modalità diversa di vedere il bambino e quindi mi interessò ovviamente molto. E Mitchell? Beh, Mitchell. Che piace molto anche Mitchell, saltiamo subito a un'altra delle a me. domande Esatto. successive. Allora, forse, visto che poi si parlerà di teoria relazionale, a me piace giocare con questo termine. Io ho cercato di non definirmi troppo, forse con qualche rifiuto adolescenziale del tipo meglio rimanere un po' nell'incerto. Però, parafrasando quella che è diventata la cosiddetta svolta relazionale, a un certo punto io ho avuto quella che possiamo chiamare la consapevolezza relazionale, cioè mi sono reso conto che il mio modo di lavorare, perché necessità professionali e istituzionali mi chiesero di definire meglio chi ero, forse mi resi conto che c'era una grossa matrice relazionale dentro di me, e quindi Mitchell ovviamente è stato un. Abbiamo questa seconda domanda che probabilmente è interessante perché va sul pratico. Come si traduce questo tuo approccio nel tuo lavoro con il paziente rispetto agli schemi che abbiamo noi in mente? Sì. Beh, questa è la cosa che più mi piace quando lavoro. Io do un'importanza estrema, enorme al primo contatto. Per me, tuttora, fortunatamente, incontrare un paziente è una grandissima emozione, è una grandissima opportunità. Si traduce quello che ho appena detto prima nel fatto che quando io incontro un paziente nuovo della mia clinica, sostanzialmente sono davvero come uno senza memoria, senza desiderio, ma nel miglior concetto del termine, cioè non ho in mente nulla, ho grande curiosità di sapere chi avrò di fronte e cosa ha da dirmi lui. E quindi, per
si traduce questa mia teoria e clinica in due o tre operazioni, che sono cercare di capire di cosa ha bisogno la persona che ho di fronte a me, di che cosa ha paura, e quindi cosa teme, dove sono i suoi nuclei di difficoltà, ma questo è un altro punto importante, le sue risorse. E di conseguenza, quali strategie nella sua esperienza hanno funzionato per superare le difficoltà. Ah, interessante. Questo è come io cerco di mettere insieme la mia base teorica e clinica con poi la pratica. È come una sorta di curiosità dialogica. Sì, la parola mi piace molto, curiosità. Ah. Allora, usi tecniche specifiche? Ce n'hai qualcuna da dirci? Sì, se c'è una tecnica che sento di avvertire come mia, che mi piace molto, ma non sono l'unico, ovviamente potremmo chiamarla la tecnica dell'immedesimazione. Cioè, come cerco io di entrare in contatto con il funzionamento e i bisogni del mio interlocutore, le cose che possono essere le sue richieste. Con una grande attenzione, un tentativo di passare attraverso la sua condizione, mettermi nei suoi panni e su quello cercare di comprendere dove c'è qualche sua area appunto di funzionamento, di disfunzionamento e così via. Che non è solo quella che adesso è un po' una deriva che mi preoccupa, il concetto di empatia, sì, insomma, intesa come dobbiamo essere empatici, perché dobbiamo essere empatici, lo dico sempre io scherzando, è come dire a uno, sì, spontaneo, sì, che otteniamo esatto. Esattamente il contrario. Vecchio paradosso. Esattamente, ma l'immedesimazione è un precursore, cioè se io cerco di mettermi nella condizione che sta vivendo l'altro, posso arrivare ad avvicinarmi a una condizione di vicinanza. Sì, e poi anche l'empatia è un termine così generico, da un certo punto di vista è scontato, sì. Non si è poco empatici con un paziente, dall'altro punto di vista... No, si può non esserlo, ma però, non funziona. Esatto, alcuni momenti è fondamentale che segnaliamo quando non lo siamo, sì, perché per noi è un'informazione clinica. Va bene, questo mi sembra interessante e ci porta avanti. Per noi terapeuti è importante monitorare e valutare il cambiamento, è chiaro che è scienza e esperienza, però mi piacerebbe sapere se hai delle procedure e se vuoi dircene qualcuna. Ma con la tematica del cambiamento, che poi vuol dire se funziona quello che stiamo facendo, credo che ci confrontiamo quotidianamente, se non vorrei esagerare, ma forse ogni incontro, ogni seduta è una domanda continua di autoriflessione su cosa stiamo facendo, se sta funzionando. Anche qui sono molto curioso e mi ha sempre affascinato tantissimo questa tematica, fin dai tempi in cui registravamo le sedute per quella che era la tecnica di Lai. E ho sempre molto ammirato e apprezzato i colleghi che fanno la ricerca vera e propria. Io non l'ho mai fatta praticamente, anche se adesso la mia tenera età sta per cominciare un gruppo di ricerca su un progetto al centro di analisi e psicoanalisi e anch'io diventerò un ricercatore, quindi ci sono arrivato. Il mio modo di attualmente, in cui faccio una sorta di valutazione del processo, è con un criterio molto di nuovo pratico ed empirico, quello del miglioramento sintomatologico in primo luogo, perché non possiamo dimenticare che le persone vengono da noi per quello. E infatti nel bisogno di capire se funziona quello che facciamo c'è secondo me una grande impronta etica anche, la responsabilità della nostra professione. Quindi gli chiedi come va dal punto di vista dell'ansia? Sì, ad esempio, oppure facciamo ogni tanto, mi capita di fare dei fermi immagine, dei check in cui facciamo il punto della situazione, molto da ingegnere, sì. Ma per riflettere insieme su dove stiamo, cioè non mi piace quando un lavoro va all'infinito senza momenti in cui si possa riflettere su cosa stiamo facendo, dove stiamo andando e se siamo soddisfatti, mi viene da dire ambedue del punto a cui siamo. Noi siamo arrivati a dare una testistica in ingresso e poi dare un occhio 45 in valutazione, non a tutti, non ci riusciamo, è difficile. Voi pensate che anche voi arriverete, o tu arriverai a questo? Ma perché no? Cioè adesso sei psichiatra, lo fai un po' da... Sì, lo faccio con l'esperienza, con la pratica. Appunto, in questa ricerca che faremo, uno strumento che io sto imparando a usare, che è l'OPL 90, penso che sia uno strumento che io tranquillamente posso usare rapidamente, oppure altre scale che
non ci sono più, insomma, si possono dare al paziente. Ma questa è un po' una scelta difficile, che i psicoanalisti fanno molta fatica lo so. A coinvolgere direttamente il paziente. Ma penso che ci possano essere gli strumenti che possono essere utilizzati anche solo dal terapeuta, sì, in qualche caso. Anche se poi anche nel mondo psicodinamico si stanno vedendo grandi cambiamenti anche in questa direzione. Assolutamente, sì, l'SPR io l'ho sempre seguita da lontano, ma io sono molto grato a chi fa ricerca, perché da noi la sicurezza e il conforto di quello che stiamo facendo. La chiusura della terapia, anche se ho letto un pezzo che mi... La chiusura della terapia è un momento che a volte diamo per scontato, oppure non sappiamo monitorare. Hai delle procedure specifiche da raccontarci o delle linee guida o teoriche che tu adotti? Altro grande interesse, altra grande area trascurata. Io in qualche scuola dove insegno mi succede spesso di arrivare a insegnare alla fine e quindi automaticamente faccio anche una lezione sulla fine terapia, quindi è un tema che mi piace molto. Dove poi c'è pochissimo di scritto, ed è curioso perché noi scriviamo migliaia di cose, tantissime cose sulla fine, pochissimo. Per me fine è sempre collegato a inizio, cioè faccio sempre questo discorso in cui credo che possiamo pensare a una fine se abbiamo ben chiaro cosa è stato l'inizio. Il bisogno iniziale. Esattamente, e anche un po' gli obiettivi condivisi di processo terapeutico. Ci sono vari criteri su quale stabilire cosa è una fine, vari modi con cui questo accade, poi ogni paziente ha un po' la sua. Quello che io sento come i miei criteri verso i quali posso pensare che ci stiamo avvicinando a una fine sono due o tre concetti, che sono in primo luogo la sensazione, il miglioramento sintomatologico di nuovo. Una persona che mi dice sto meglio è già un buon punto. Quando ho l'impressione che il mio interlocutore abbia acquisito quella che Fonagy chiama una capacità di mentalizzazione, di riflessione, quando ha interiorizzato la mia figura, quindi sento che c'è un dialogo interno che si è consolidato fra lui e me, e quindi come funzione riflessiva, analitica, e poi molto più praticamente quando nel mio interlocutore sento che esiste una possibilità di utilizzare diversamente le risorse economiche e di tempo che mette a disposizione della terapia. No, sì, esatto. Se comincia a pensare, ma forse questi soldi potrei anche usarli per, oppure questo tempo potrebbe servirmi per, beh, mi sembra che... Se non è una fuga. E quando è una chiusura, lasci sempre uno spazio dei controlli o dici ci sono se eventualmente... Sì, ma dipende molto dalle persone. Sempre più mi accorgo che finisco, come si dice, a coda di topo, quindi con una riduzione, se andiamo a delle terapie ad alta frequenza, con una riduzione della frequenza o della cadenza. Non do un appuntamento preordinato. Generalmente, ci sono poi persone che lo chiedono, che ne hanno bisogno, quindi do anche dei controlli a tempo. La mia congedo è sempre quello, per quanto mi sarà possibile, compatibilmente con la vita, io ci sono e quindi questa porta è sempre aperta. E non faccio certi di controllo, credo che una delle cose di astinenza spiacevole della nostra professione è quella di non sapere più niente di molte persone. Sì, infatti. Il che però vuol dire che se non si fanno vivere, una buona percentuale dei casi perché le cose sono andate bene. Sì, anche io lo penso, aveva insegnato agli allievi, hanno sempre paura, invece spesso è perché semplicemente sono andati nella vita. Sì. Cioè non toglie che se poi uno torna non è un fallimento, perché la vita è fatta in modo talmente complesso che a volte noi lasciamo le persone quando ci sembrano attrezzate per farcela, ma se poi ne hanno bisogno ancora... Ci sono altre domande. Esatto. Allora, il paziente difficile, questo qui è un termine che inventò Carlo Perris. Come ritieni che di fronte a un paziente difficile, quindi che vuol dire multitrattato oppure con patologie complesse, come si cambia la tua procedura terapeutica? Devo fare una premessa perché Carlo Perris mi ha riprecipitato in un momento molto importante della mia formazione, anni 80, centro di psicologia clinica, Giancarlo Zapparoli, un uomo appunto, mi ha insegnato la curiosità. E che negli anni 80 invitò a collaborare due personaggi, Covey, collaboratore di Beck, e Perris appunto, perché Perris cosa piaceva a Zapparoli, che applicava le prime tecniche cognitive nei giovani psicotici in strutture residenziali. Sì. Io allora mi stavo formando come psicoanalista, per cui non ebbi modo di utilizzare appieno queste presenze, però credo che sono quell'humus che poi ti forma in qualche modo. Dico che non ho
letto il libro. La terminologia paziente difficile o patologie gravi mi ha sempre lasciato un po' di allergia, perché mi sembrano a volte gli eufemismi con i quali non si fa diagnosi. Ma se utilizziamo il concetto, per come ho capito, che per alto tasso di sofferenza. Esattamente, esattamente. Intanto su due concetti. Beh, prima perché in realtà i pazienti difficili lo sono non solo quelli cosiddetti gravi, ma può essere difficilissimo anche un banale nevrotico, anzi a volte è molto più difficile. Di questo concetto, per quanto l'ho capito io, a me è piaciuto che in qualche modo recupera anche il concetto delle forze interne, perché il paziente difficile non vuol dire un paziente bollato definitivamente come cronico o incurabile, ma è uno che va trattato e che ti attiva dentro delle modalità anche tue di risorse, di modi di rispondere differenti. Ad esempio? Beh, è chiaro che ad esempio, e qui uso un termine che mi piace, credo che una delle parti centrali del modo di lavorare attualmente è la cosiddetta negoziazione intersoggettiva. Vuol dire che di fronte a uno difficile è ovvio che devi cominciare a trovare contrattazioni sul modo in cui lavorare, sulla sua capacità di accedere a regole. Quindi ti muovi più a metà livello sugli aspetti contrattuali, un po' la Gerber. Sì. Direi di sì. Ma lo vedi più spesso, lo vedi meno spesso? Ah, questo lo vedo in relazione a quello che succede, ma non necessariamente, questa è una discussione che spesso accade con i pazienti, proposta di terapia ad alta frequenza, a me non sono mica così grave. E spesso io rispondo, guardi che se lei fosse grave probabilmente proporrei di venire di meno, cioè, quindi è anche molto variabile. Beh, è comunque ovvio che un paziente che ti suscita una grande emergenza, urgenza, in questi casi mi viene da proporgli una frequenza, perlomeno può essere temporanea, maggiore certo. E più alta di quella di e dai farmaci te o fai un riferimento? È variabile anche questo. È questo perché alcuni come Maniti dicono io li do, invece altri mandano altri. Ma io credo che ci sia un problema anche di integrazione nel paziente, ci sono pazienti per i quali la separazione fra di funzioni è intollerabile perché è troppo disgregante e chiede una capacità loro di integrazione non tollerabile. Giusto. Per altri invece, i due, e in questo caso cosa faccio classicamente? Piccola parte della seduta dedicata all'aggiornamento farmacologico e poi seduta normale. Con altri pazienti è più utile per ambedue separare i piani. Sto correndo mentre tu parli. Quindi, a parte la negoziazione, tu ti accorgi che un paziente è più difficile per la tua esperienza, ovviamente, sia psichiatrica che da psicanalista, ma poi anche perché ti attivi in un modo diverso, quindi interroghi la tua attivazione e anche come tu ti rappresenti il paziente. Sì, ma l'attivazione che poi è soprattutto quella che ti rimane dentro quando il paziente lo saluti. Sì, esatto. Ma sei più direttivo? Con questi con i pazienti difficili? Beh, con pazienti se è difficile vuol dire anche difficoltà a prendere decisioni, difficoltà a fare scelte, è certo che lo divento, mi assumo io il carico di una responsabilità rispetto a un procedimento, all'assunzione di farmaci, a scelte anche che magari nelle fasi iniziali di un percorso terapeutico possono essere fatte o anche in fasi successive. Sì. Ok, molte cose sono abbastanza simili con i pazienti difficili, come se fosse... Allora, il modello relazionale... Riesci a integrare tecniche provenienti da questo modello con il tuo modo consueto di procedere in terapia? In realtà questa domanda è quasi un po' superata, sì, perché l'abbiamo detto in introduzione. Sì, forse è pleonastica, appunto, ripeto che consapevolezza relazionale è una terminologia che mi appartiene e che ha rappresentato per me lo scoprire, che senza rendermene neanche conto, senza averlo preconizzato, teorizzato, di fatto un modello relazionale per me era già attivo, senza forse rendermene conto. Poi anche in questo caso io faccio un po' la stessa operazione, non è che è relazionale puro, ordinario relazionale io inserisco anche gli interpersonalisti, gli intersoggettivisti, quindi c'è sempre il tentativo di fare un po' una sorta di cappello in cui metto insieme, con il rischio che alcuni dicono diventi un eclettico, ma io non lo sento una grande, francamente, patologia, un grande rischio. Se ho bene in mente che sto, vedo un termine che mi piace molto, mettendo insieme, facendo quella integrazione preconscia di vari contributi e teorie. Ecco, io così lo sento il contributo relazionale quando ne sono diventato consapevole, quando ho capito che lo stavo applicando. È un mettere insieme quella che si chiama la cosiddetta cassetta di attrezzi, no? Sì, certo. Serve il cacciavite, in alto serve il martello e così. Certo.
Una cosa sola forse sugli aspetti intersoggettivisti che sento come critica e ritengo che non sia indispensabile, ad esempio la self-disclosure, intesa come necessità che raccontiamo cose nostre al paziente. Io penso che si possa dire, anche se a volte io attingo a mie esperienze, ma mi viene da trasmettere o comunicare al paziente con un'altra formula, non a me è successo, ma può succedere, sì, in certe situazioni uno potrebbe provare questo, in quella situazione una persona potrebbe aver fatto questo e quest'altro. Non credo sia indispensabile che al paziente raccontiamo i fatti nostri. No, io penso che in alcuni momenti può capitare, siamo tutti imperfetti, che però è anche una tecnica che messa in mano a tutti e non controllata può essere anche senza limiti. Sono d'accordo su questo. Dunque, ultima domanda, ci siamo arrivati. L'integrazione con altri approcci psicoterapeutici. In fondo anche noi ti conosciamo qui a Milano come una persona estremamente aperta che ha sempre parlato anche con noi. Cosa ne pensi? Tu l'hai effettuata in prima persona, in modo solo teorico o facendo varie formazioni? Se lo hai fatto, lo fai attaccato al paziente, lo fai come più da un punto di vista teorico? Cosa ne ricavi? E come lo inserisci nella cornice teorica di riferimento? Beh, essendomi definito come uno che ha come in mente principalmente il concetto dei bisogni del paziente, ne consegue, a mio avviso, in maniera naturale che devo e sento di rispondere in primo luogo quali sono le sue necessità. In questo senso non credo che il mio intervento possa essere, non sempre possa essere sufficiente, in grado di rispondere a tutte le necessità o fasi o passaggi dell'esperienza del percorso terapeutico di un paziente. Quindi la risposta è molto semplice, credo profondamente e fermamente all'integrazione. Di nuovo mi sento in questo senso radicalmente allievo di Zapparoli, che dell'integrazione ha fatto proprio quella funzionale, come la chiamava lui, la base. La sua era un'integrazione a 360 gradi, inserire appunto l'assistente sociale, l'infermiere, il palo o il lampione, come raccontava lui in un aneddoto. Sul piano psicoterapeutico sai bene che io la applico abbondantemente con questo concetto molto semplice che di nuovo quello della cassetta degli attrezzi. Io però non posseggo tutti gli attrezzi a disposizione, non tutte le risorse. È un discorso che in genere faccio anche a un paziente quando lo incontro la prima volta, quando gli propongo un progetto. Per la sua problematica possono esistere diverse forme di intervento. Io ne conosco, ne applico una. Questa è quella che a mio avviso potrebbe servire. Non escludo però che in qualche momento della sua esperienza lei potrà accedere o aver bisogno di altre forme che potrebbero essere un farmaco, ma qui non siamo nella psicoterapia, oppure un intervento di tipo cognitivo, che ho proposto varie volte, a mio avviso con estremo successo. Qualche volta prima, cioè in certe situazioni, ho detto, lei prima faccia un percorso di tipo cognitivo e successivamente, fatto quello, ne riparliamo. Altre volte portandolo avanti contemporaneamente. Non è una cosa che sento così tanto accettata e apprezzata, soprattutto nell'ambito psicoanalitico. Faccio un esempio, però racconto, non so se servirà lì. Anni fa, in un passaggio istituzionale, portai il caso di una paziente, una grave paziente borderline, che faceva con me una terapia da 3 sedute alla settimana, un'analisi vera e propria. A un certo punto lei si bloccò su una tematica che era quella della diagnosi. La paziente aveva avuto una mamma che ha avuto uno scompenso psicotico quando era nata lei, e quindi sul tema della patologia grave era molto, e il suo timore era: io sono matta. E questo era diventato un impasse nel nostro lavoro, quasi impossibile da superare. A un certo punto questa paziente propose: senta, vai, noi continuiamo a lavorare, però su questa tematica che ci sta incastrando, lei faccia un percorso cognitivo, in cui la domanda che pone è: ma qual è la mia diagnosi o perché mi si pone questo problema? E fece questo lavoro molto importante, estremamente utile, tornò continuando il lavoro con me da questa esperienza, e noi riprendemmo il lavoro e collocò questa tematica in un angolo della sua mente abbastanza consolidato. Quando presentai questo caso mi venne detto: ma perché in quell'occasione non hai chiesto una supervisione? Ecco, sono proprio due cose totalmente diverse. Sì, o perlomeno io avrei sperato che avessi pensato. Ti è stata fatta un'obiezione di ortodossia. Esattamente, sì. La mia speranza era stata quella che il supervisore mi dicesse: mandi questo paziente a fare un percorso cognitivo. No, certo.
Ma questo succede anche a noi, ci sono dei pazienti che non vediamo come adatti perché non hanno un sintomo, che non sono adatti a un percorso con noi. Ma ti capita anche ad esempio con le famiglie, vado a mandare per un colloquio di coppia da uno che so bravo sull'intervento di coppia oppure su famiglie se hai un... Noi abbiamo un grosso problema in questo momento che è quello dei pazienti multitrattati, forse proprio anche di età, a me arrivano spessissimo persone che hanno già fatto vari percorsi e varie esperienze. È da un certo punto di vista più difficile intervenire questi pazienti, peraltro ci insegna anche molto su quello che ha funzionato e come ha funzionato. Ma invece che fare questa sequenza, mi da dire, a volte temporale, per cui loro ne provano tante successivamente, perché nessuna forse è giustamente esaustiva, perché non pensare su certe necessità, su certe aree, di affiancare il nostro lavoro? Da affiancare oppure il concetto di multitrattamento che è andato molto in voga è anche un concetto che all'inizio ho detto interessante, è vero anche a me, però poi penso che in fasi diverse della vita, e tu l'hai scritto, abbiamo bisogno di diverse cose, possiamo avere un sintomo d'ansia, aver bisogno di 12 sedute CBT strettissime, possiamo avere invece un problema affettivo a 35 anni che ci dobbiamo risolvere in altro modo, con un buon psicanalista che ci aiuta, quindi... O una fase depressiva magari in fase di passaggio anagrafico in cui ci serve un po' di serotonina perché ci dà una mano a superare meglio le cose. Ma chiaro, quindi... è multitrattamento, probabilmente tutti noi ci stiamo adattando, lì è anche importante che il punto del terapista non sia mai un punto di rango, ad esempio io anche faccio sempre il lavoro di recupero del lavoro fatto, cioè moltissimo, perché non è che uno può dire una persona che ha fatto 8 anni di terapia, No, credo che una delle posizioni meno scientifiche che noi possiamo applicare è quella di considerare, di pensare di essere il meglio. Sì, veramente, sì, molto personale. Va bene, c'è qualcosa che vuoi aggiungere? Che sono molto contento di questa opportunità che mi hai dato, perché io faccio fatica appunto a definirmi perché non mi piace tanto, ma sentirsi nella condizione di rispondere a delle domande precise sul mio modo di lavorare mi è stato di aiuto per appunto precisare meglio delle cose con me stesso prima che con la persona a cui finirà questa cosa. Quindi grazie.